Ah, eccolo! Ma la domanda è, sarai pronto? L'ultima volta mi ricordo che non avevi riconosciuto la macchina. E avevi fatto, cosa hai fatto? Vetri, vetri oscurati e fari. Madonna, adesso bro. Considera che l'abbiamo Madonna. Cambiata tutta. Quindi dai, andiamo a scoprirla, no chiacchiere. Poi Dario, sono qua sulla via. Per questa occasione, siete belli eleganti. Dovrebbe essere qua. Sì, 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 sì. Siamo pronti a soffrire. Non mi ho mai visto vestito così. Allora, eccola. Hai anche un pochino, uno spiraglio, qualcosa. Niente, zero. È proprio Batmobile adesso, eh. Però ti voglio solo far vedere questa cosa. Prima di scoprirla, voglio solo farti vedere questa. Porca troia. Solo questa. Porca puttana, bro. Ti faccio solo vedere questo. Porco due. Eccolo. Com'è? Sei arrivato a morire da eroe? Di brutto, più che altro oggi sono bello casato oggi. Casato? Sì, sono incazzato. Anche perché nero. Bisogna fare un bel check, sì, per vedere quanto sei secco. Eccolo. Uno. E pompare nella seduta a dorso, petto e bicipiti. Bello. Ragazzi, è finita. Guardatelo bene ora, guardatelo. Ecco, è l'ultima volta che lo vedete così, perché dopo sarà il doppio, tutto in pump. Ok, mica, comunque pare che spacca, Dario, giuro, bellissimo. Qualità, soprattutto per questo motivo, Diego, fermi il focus qua. Ragazzi, vedete questi parati qua sopra? Ok, tempo 20 minuti, vado in pump, mi riscaldo per il pre-workout, mi vedrete tipo qui sotto per le prossime tipo 2 ore e mezza. Sono bello, bello nel mood, sono incazzato nero col mondo oggi. Come mai? Mi si è rotta la macchina. Bello, ma sì, non la Batmobile. No, Batmobile a casa, tranquillo, oggi sono venuto con... Quindi hai scassato un'altra macchina? Sì. Ah sì, raga, oggi la macchina che ho visto nel video l'ho lasciata a casa perché mi scocciava, inizia a piovere, si pioveva, ho paura che c'era un temporale, l'ho lasciata a casa. Sono venuto con la Fiesta, quella che guidavo prima, e mi ha lasciato tipo a piedi, cioè fa un rumore di uno scooter, di un booster, quindi... E niente, però ho una voglia matta di spingere, quindi... Scopriamolo, dai. Sei carico? Di brutto, bro, ti giuro, non ce la faccio più. Vai, che io sono più carico di te. Ci sei? Che cazzo è diventata, bro? Che cazzo dici? Ok, stress da 1 a 10 intanto. In questo periodo? In questo periodo. Forse 7. 7. Ok, affaticamento generale? 5. 5. 5, sì. Allenamento, pesantezza da 1 a 10, come lo senti pesante in 8, questo periodo? 8. 8 pieno? Sì, 8. Gruppo muscolare più affaticato ad oggi? Bicipiti insieme a petto, sì. Meno affaticati in assoluto? Resta la centroschiena forse, okay. Perché non lo vedo bene, mi sa. Forse non devo dirlo. No, non dovevi. Esercizi con migliori progressioni di carico ad oggi? Migliori progressioni di carico, panca al multi, tutta la vita. Bene. Alzate laterali e cavi singoli, molto bene, da Dio. Meno progressione di carico in assoluto, cattivo feeling? Lat machine. Ok. Sì. Faccio fatica a farla bene. Ok, facciamo peso, pliche e circonferenze. Pronto? Ok. Partiamo intanto dal peso. Perché ho l'ansia? No, come il peso? Se vuoi ti metto una mano sulla spalla. Ok, 96. Male? No, buono. Bisogna vedere le pliche come vanno. Ok, abbiamo detto il peso, aspetta che lo risegno. 90, sei 3 kg e mezzo più pesante comunque. Buono. Dio buono. Ok, addome. Fermo là. Si prende 3 pliche in modo da vedere la media che ci interessa. 2. 3. Si può prendere per orizzontale o per verticale, io la prendo così. 5 e mezzo, quindi direi mezzo millimetro è più che positivo, considerando 3 kg abbondanti. Pettorale, fermo lì, obliquo a 45 gradi, 3, buono, è andato giù anche il bastone, si è emozionato. Qui siamo a 4 e mezzo stabile, benissimo. Sottoscapolare, quindi girati di schiena, 1, 3, qui siamo a 5 più ed eri a 5 più anche prima, 5 e mezzo, quindi stabile, molto bene. Tricipite, tanto le pliche non cambiano se contrae, quindi non fare il furbo. Qua non prende niente, non c'è nemmeno la pelle in questo punto. Ok, qui siamo a 3, molto bene, l'altra volta era 2 e mezzo più, quindi era stabile. Ottimo, coscia, l'altra coscia, sempre al lato destro, prendo, no, giù rilassato. Oh, non ce la fa, deve contrarre per forza.
un po' grasso. Uno, sì, è grasso. Guarda che sei vicino all'obesità qua. Ok, qui ci abbiamo 5 e mezzo, quindi mezzo millimetro in più, va bene, alla grande. Sopraeliaca, girati di profilo, l'altro profilo, bravissimo, fermo lì così. Si prende sulla sopraeliaca, fermo lì, uno. Qui sei grasso, mi dispiace. Guarda come perde 1000 calorie da un giorno all'altro. Qui siamo a 6 e mezzo. Ok, circonferenze. Quanto primo a novembre? Di circonferenza? 40,6. 40,6. Una bambina delle elementari. 42. 1 e mezzo si è preso. Vediamo. Destra di qua, fermo lì. Lo flexare? E quando te lo dico io flexi, sei pronto? Ok, comincia a flexare così prendo il picco. Gomito a 90 gradi, così. Sì. Sì, bravissimo. Picco. Qui siamo a 41 e 4. Cazzo. Va bene. Ottimo. Ma scusa, ma la gente dice sui social che c'ho 45-40, se poi diventa da vivo c'è. Ma perché sono più grossi di noi, non possiamo fare niente, siamo secchi, vedi. Ma non posso avere il braccio così piccolo. No, è ottimo, per il tuo rapporto peso va benissimo. Ma non posso avere a malapena 42 di braccio neanche. Ma c'è anche mia sorella, fa la ballerina. Ah. Rilassato, eh? Ok, ti prendo il picco, ok, vai forte. Buono, qui siamo a 41,8. 41,7. Vabbè, hai preso comunque un centimetrino, direi ottimo considerando il tempo trascorso. Ok, torace, che l'altra volta era su 113. Girato verso di me? No, verso di me. Bravissimo, è già bellissimo, non può essere più gentile. Girato verso. No, perché per la camera non volevo fare. Ah, volevi vedere il dorso? Sì, allora mi metto così, sì. Ok, fermo là. Vai. Spalla bassa, alza le braccia un attimo. Sì, sì, bravissimo. Fermo lì. Rilassato, se non vedono che bari. Bravissimo, giù le braccia. Ok, rilassato, rilassati. Sei rilassato? Buono. Qui siamo a 115, quindi buono. 2 centimetri pieni li hai presi. Ombelico. Qui siamo a 80 spaccati, barra 79 qualcosa. Benissimo. E vita. Bene. Anche qui siamo a 79,5. I tuoi rettori sono migliorati, Gluteo. Oh, via, vediamo se c'è la ragione. Quanto che era? 99,3, 99. 99. Qua se arriviamo a 100, 101 sono contentissimo. Ok, vediamo. Uno. Qui siamo a 100,4. Buono? Molto buono. Coscia, girato verso di me? 61,8. Quasi 62 prima. Cioè, metti un dito qua. Si può prendere il 50% dalla cresta iliaca alla rotula, ma visto che la mia mano non crescerà mai, si può prendere la base della rotula. Lui si mette il ditino qua e prendiamo sempre la solita circonferenza. Qua siamo a 62,3. Molto. Quanto vuoi crescere? 7 cm a cieca. Ti va bene che hai un set point bello basso a livello di body fat. Cioè che si prende un centimetro ovunque, però comunque il resto tirato è buono. È buono, sì. Qui siamo a 62,2. Bene. Molto bene. Facciamo le foto con la luce orribile, così che vediamo bello piatto, brutto, ok? E poi facciamo le foto sotto la luce bella, così dite, ma quello lì si bomba. Tutto. Primo. Vai tra. Senza pump, con i peli ovunque. Mm-hmm. Brutto. Pronto? Rilassata frontale. Buono. Fermo lì. Quarto di giro. Mm-hmm. Addome, benissimo, mento alto, quarto di giro, bene, ottimo shape, bene, benissimo, mettiamo mos muscular così che vedo un pochino le simmetrie, buono, gambe forte, spingo, bene, non mollare le gambe, lat spread frontale, buono, gamba, benissimo, doppia bicipite frontale, addome e poi apro. Buono, molto bene, gamba non la mollare, te ne scordi sempre. Benissimo, side chest, scordati il gomito vicino a te, schiaccia bene il femorale, dettaglio sul gluteo, bene, schiaccio, prendilo sul polso, benissimo, vicino a te il gomito, bravo, e ti inclini leggermente verso me, bravo, eccolo là. Gluteo che fa? Ah, ok, tricipite. Ricorda, rilassato il pettorale davanti, aperto, e l'altro schiaccio, ruota leggermente più verso di me, eccolo lì. Posteriore doppia bicipite. Carico.
Occhio a non chiuderti troppo, se no ti guardi i piedi. Bene, apro. Buono. Lat spread. Bene, e apro. Addome e gambe. Fuori l'aria, gamba forte. Classic pose, abbiamo fatto. Ok, molto bene. E stop. Molto bene. Ragazzi, come avete appena visto, questa è la macchina finita. Bella ste. Ancora su YouTube non ti ho portato in questi mesi, però... No. Lui è quello che è stato dietro a tutte le operazioni della mia bimba. Bro, hai fatto veramente un lavoro di Cristo, ci ho detto. Una roba del genere impensabile. Anche perché non ve l'ho detto né su Instagram né da nessuna parte, ma questa macchina ha 23 anni, una macchina vecchiotta. Anche per questo ste ha dovuto lavorarci tanto. Non vi dico veramente... Però ne è valsa la pena. E quindi, come vi dicevo, non è una macchina che sto flexando robe, semplicemente... Personalmente a me piaceva tanto, ho trovato una buona offerta e diciamo con 4 risparmi sono riuscito a comprarmela, quindi non è che vi sto flexando, tipo non posso farvela vedere, però tipo la Supra di Arabo, l'altra dice una Mustang, macchine della Madonna in cui entra invidioso. Secondo me è un ottimo risultato, l'hai raggiunto. Sì, sicuramente sì. Entrambi i piedi dentro? Sì, tutti e due i piedi dentro, occhio sono svincolati per diventare ancora un po' più difficile, bravissimo. Uno, bravo. Ma che cazzo servono sti cose? Vai tranquillo. No, se non ce la fai ti tiro un cazzotto nel costato, ok? E qui vai a allontanarti in questa direzione tutto, no, non in basso, ma spingendo in questa direzione, guarda me. Quindi? In qua. Quindi da così? Qua, sì. Ora vai dalla parte opposta rimanendo col culo alto e l'addome chiuso. Eccolo. Madonna, sì. Bello! Due, bene, via, allungo bene, via. 3, senti i coltelli quando ti allunghi, bene. 4, bravo, rimani chiuso, non lo perdere, via. 5, buono, via, via. 7, ultimi 3, via. No, basta. Basta? Sì, sì, sì. Plank laterale. Non levare i piedi da dentro, girati verso di me. Quello sopra va davanti, così, perfetto. Buono, stabilizza. Quindi piedi separati, bravissimo. 20 secondi da ora, 19, 18, 17, 16, 15, abbiamo già iniziato così. 10, tanto è solo un giro, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1, buono, cambio lato, no, girati da sotto così non devi muovere i piedi, così, bravissimo, ricordati, qui rimani bloccato. Ma da quando addome così pesante? Addome fai solo un giro, così dopo negli stacchi rumeni non ti uccidi, ma dovresti avere 3 giri i giorni in cui non fai lower, così che non perdi performance col busto morto. Cazzo. Quindi di qua, se no, la gamba sopra va davanti, va così. Benissimo, bravissimo, bloccato qua. Bene, piedi separati, bravo, 19, 18, non lo mollare, 17, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Buono. Dai che si parte, ora ci sta bicipiti, eh. Tu sei un killer. Un killer. Carla in piedi barangolata. Fai una serie magari di riscaldamenti intanto con i manubri leggera. Prendi 10-12 kg. Sì. Extra ruota. Scaldati un po'. Quindi gomito fermo e rimango qua. Bene. Via. Buono. Fai altri 5-6 così ti scaldi bene e poi sparti. Più che altro mi ha impressionato quella cosa là. Cioè fai un focus, Diego. Cioè guardate quante cazzo di manine c'ha. Ragazzi, ognuno ha le proprie passioni. Io ho la passione per le maniglie. Sono belle. Cazzo, belle, sì. Mettiamo anche un altro 5-5. Fai 2-3 rep e poi si fa la serie allenante. Vedi però l'ultimo attacco basso. Quello va migliorato perché comunque a parità di body fat vedi che c'è un ottimo six pack, ma la parte finale non è così impressiva, ok? Fammi qualche rep così che fai l'ultima ad avvicinamento e poi si parte. Gomito bloccato, vengo su, non citare di busto, ok? Sì. Ancora una, buono, e stop, partiamo con quelli allenanti. Mettiamo intanto un altro 5-5, un 2,5. Oggi ne hai 8. Siamo? 8? 8, ricordati. Quante serie allenanti? 3-4? Diverse, no. Eh? Sicuro 3-4? No, dai, non di più. 6. No, 6 per 8? 6. Come 6 serie? 6. C'è scritto lì, guarda, i programmi li faccio a caso. Ok, tecnico, eh? Tecnico tosta, questo peso. Ok. Via. 1, buono, e controllo. Bene, via. 2, bene, ok, controllo. Vai incontro, 3, bene.
là, via, 4, buono, non gittare, tienila lì, via, 5, bene, occhio il gomito fermo, vagli incontro, andiamo, 6, bene, ultime 2, via, non gittarla, controlla la discesa, ultima, controlla la salita, andiamo, via, e piano, via. Ok, stop. Cazzo buono però, veramente buono. Ora si mette un 2,5 e si leva un 5, così che me li fai belli. Tanto comunque muori lo stesso. Ogni volta che vengo dal coach mi sento sempre una merda perché devo sempre abbassare i carichi. Si dimezzano perché c'ha l'ego lifter nelle vene, capito? Tanto sul palco non ti chiedono quanto fai di carico. È vero, è vero. Ma nemmeno quanto fai di stacco. No, anche se comunque non è male. Non è male. Il recupero è veramente fondamentale. Sì. Cazzo. Ora, okay. Poi è chiaro che se uno ha bisogno di quei 30 secondi in più, non è, okay. Ci sta, perché comunque il nostro obiettivo è comunque la performance. Ma se il recupero si dilata tantissimo, la densità allenante va giù, il tempo d'allenamento diventa eccessivo e comunque non è ideale. Perché in verità io recupero veramente tanto di solito. Lo so, infatti mi fai, ci sono stato 4 ore in palestra e io guardo su Performance Universe, il programma dovrebbe durare 2 ore. Buono. Cioè dico, per essere in bulk. Ragazzi, vedete che mi sta facendo chiacchierare per recuperare di più. Palla bloccata, basso, quando in chiusura gli vai incontro, non trascinarlo via, andiamo. Via. Tensione continua, tengo e vado. Uno, buono, tutte così. Due, bene, via. Tre, bene, non compensare, tutto di bicipite. Via, quattro, buono, via. Cinque, bene, non portare il gomito avanti, tienilo lì, via. 6, ultime 2, controllo, via, subito, 7, controllo la discesa, ultima, via forte, 8. Belle. Bene, questo va bene. Belle, mamma mia. Un'altra si fa con questo carico, poi si scende. Poi si scende ancora un pochino. Bene. Questa è la... Questa è l'ultima. Se non le chiudi tutte con una buona tecnica e un circuito di affondi camminati te lo vinci. Siamo? 8. 8, fatti bene. Blocca il gomito, vagli incontro, andiamo. Via, 1 e controllo la discesa, via, 2, buono, estendi il braccio e controllo, via, subito, 3, benissimo, andiamo, via forte, 4, buono, non lo strattonare, tua, via, 5, solo di bicipiti, controllo, via, subito, 6, ultime 2, non ti riposare, riparti subito, via, subito, via, 7, controllo, controllo, ultima, via subito, non recuperare, via subito, controlla, controlla e stop, bene. Buono. Come ti senti? Bene, bene. Oh, concentrato, che c'è da spaccare quest'anno. Anche per te, anche perché ho già scommesso, come ti ho detto, esatto. Ho fatto una scommessa, come poi sì. Dopo ve la dirò. Dopo si dice? Sì. Dopo si dice. Non dopo, ma in un altro video, secondo me è meglio. Sì, più avanti. Sì, sì, sì. Okay, più avanti, okay. Così vi teniamo sulle spine. Comunque ogni volta che scommetto porta bene, con Galli, sì. Con Luigi, con tutti gli altri ho già scommesso, sì. Quindi poi dovrò fare una scommessa anche con te, così si vede, come sarà detto, chi paga la cena a chi e chi fa la penitenza. Se però non tu metti la posta più alta tu, Chiaro, io la metto più alta. Tu metti tipo... Sì, sì, metto qualche migliaia di euro, okay. Così tanto per tenerti sul sì, pezzo, sì. Capito? Carl dietro la schiena, perfect car. Questo voglio vedere perché, no. Perché, ma perché io sono venuto nelle storie oggi? Nelle storie fa il fenomeno, però mette il triplo del carico di quello che serve e lo fa male, quindi oggi ci tocca levargli tutto l'ego e farlo con la metà, capito? Tu gli fai 44 di vento avanti? No, li faccio 46. 46? Sì. Di quanti corpi? Però poi mi sveglio tutto sudato. Mi sa che oggi a sto punto mangio qua sopra. Ma questo è troppo piccolo, bro. Piccolo, dici? Se cioè, vuoi mangiare tipo un McDonald's quando flexano sì, sì, con sì. Le Huracan GT3. Esatto. Ti do io un tavolo, un piano giusto. Aspetta, aspetta. Fermi tutti, fermi tutti. Prego, prego. Facciamogli vedere un buon tavolo dove poter appoggiare una pizza, dove poter appoggiare, perché qui è invidioso, qua è tutto roba XXL, perché sennò neanche la facciamo noi, bro. Capisci? Allora sì, se noi creiamo una cosa del genere, allora tu puoi mangiare. Ma questo devi solo saperlo tu, perché tu sei grosso e hai bisogno di roba grossa. Ma bro, ma sai che ci sta bene? Capito? Questo è tutto qui, questo qui è tutto carbo. Serve bene? Dici un po' troppo? Sì, magari uno un po' più piccolo. Ma poco più piccolo, Sì. Questo è quello del GT3, questo? No, questo è per la Nissan 350Z. Okay. Però dico che tipo quello, tipo. Sì. Doppia lama, doppio split. Aiuta tanto questo, aiuta un po'. Abbassa la macchina. Sì, sì. Cioè, aiuta a deflettere l'aria e scaricarla verso il basso.
Vabbè, qui secondo me, allora, i lavori non sono finiti, c'è anche questo. C'è anche qualcosa prossima roba anche dietro. Quindi continuate a seguire. Allora, il gomito deve stare sempre al tuo fianco, ok? Quando stendi non deve stare qua, ok? Okay? Quindi gomito al tuo fianco, sì. In chiusura per migliorare il picco, ci interessa inclinarsi in avanti. Okay. Vedi il cavo? Non tocca il tuo braccio? Perché così c'è ancora tensione, sì. Ok? Bravissimo. È questo. Sei te che ti inclini in avanti. Okay. Dopodiché, guarda me, vai su, saluti il sole, il gomito rimane, vedi, sì, vicino così. A te. Non vado indietro. Così, quindi è qua, così. Bravo, quello. Fatto bene, eh? E il gomito rimane qua. Madonna, streccia bene. Che sta roba? Buono. E richiudo tutto, vado avanti. Bene, ancora. Uno. Rimango qua, via e chiudo. Inclinati bene in avanti. Sì. Via, chiudo, inclinati, bene, ancora, tre, via, chiudi tutto, sembrava più facile fatto da me, via, chiuditi, via, buono, ultima, dai fammene un'altra che ce l'hai, non la mollare, via, chiudo, buono, scarica, se ne fa altre sette, parti chiuso così che te lo tieni, bene, gomito rimane qua, via, uno, in avanti, due, bene, senti che il picco era migliore qua, andiamo a mollare, via, chiudo, buono, quattro, è il busto che si inclina avanti, non il gomito, via, cinque, ultime due, che fai la molli, via, che fai la molli, ultima, via, chiudi tutto, chiudi, bene, rilasso, c'è l'ultimo stripping, parti chiuso, non ho più, ce l'hai, non ho più, ce l'hai, fidati, buono, e qui saluta il sole, raddrizzati, via, uno, via e chiudo. Due, conte. Due. Diamo. Tre. Bene, rimani col gomito, il busto e va avanti. Via, quattro. Il busto non si muove più, vai in avanti te. Bene, ultime due. Chiudi. Via. Buono, ultima. Chiudi bene. Chiudi. Buono. Madonna. Vedi che quando le fai bene si sentono, eh? Porca puttana. Quindi ricordati, in chiusura per avere un buon picco non ti interessa portare il gomito tutto avanti e allinearti col cavo, ti interessa andare te col busto avanti e avere una buona perpendicolarità col cavo. Stai riprendendo, sei pronto? Allora, il segreto della grandezza sta nel videomaker. E le luci. E le luci. Unite. Il segreto è usare il grandangolo apertissimo e mettere Luca davanti. Non al centro, nell'estremo di un angolo sotto la luce buona, così la testa gli si deforma, così, okay, però anche il braccio sembra gigantesco, questo è il segreto. Devi metterti di lato, di lato e il passo avanti, l'hai capito perché eri 3 metri davanti a sì, tutti, però... quindi un passo avanti degli altri, guardare i faretti dove vengono e mettersi tutto esterno. Infatti vedi nella foto, ora io mi metto così mentre lui ci riprende, sembro il doppio, capito? Se te stai davanti, vedi laggiù e io divento piccolino. Forma tutto, non quindi. Ditelo a nessuno, questo è il segreto del natural bodybuilding. Chiudi. Tutto prospettiva. Tipo Bumstead dal vivo come Bumstead. No, Bumstead in realtà usa solo il grandangolo, che non l'ha mai visto. Fammela bene, ricordati Batman e Megan Fox. Sì. Perché? Nello stacco rumeno il nostro obiettivo non è fare questo, ma mantenere la neutralità della colonna. Quindi se immaginate di essere Batman, no? E mettete il casco e non potete più muovere la testa, quando andate giù, seguite. Quando vado su non faccio questo, ma seguo. Invece Megan Fox perché? Megan Fox lo diciamo un'altra volta. Mo tiro su, rimangono le braccia attaccate. Attaccato, ok, stabile. Così arrivo, aria. Arrivo giù, allungo, tengo, in chiusura, vengo su, ok? Quindi arrivo allungo, vengo e vengo su. Ora è un po' leggerino, è questo, però, pronto? Sei riuscito anche a parlare, riuscito. Ok, stabile vicino. Ricorda, piedi paralleli, aria in pancia, sfilo il bacino, blocco, stabile, in chiusura, estensione. Via su, senza fretta, benissimo. Sette. Ok, 7. Aria in pancia. Buono, allungo. Bene. E vengo su. 1, buono. C'è ancora spazio in discesa, non la mollare. Via. Bene. 2, molto bene. Aria. Stabile, eh? Via. Megan Fox. 3. Bene, lì. Diamo, allungo. Via. 4, non la mollare. Andiamo. Allungo bene, controlla l'eccentrica. Via. 5, ultime 2. Non la mollare, stabile. Via. Buono, accelera. 6, ultima, benissimo, allungo bene, via, e chiudo, buono, passo avanti,
Bene, e giù. Benissimo. Buono. Tecnicamente andavano bene. Sì. Poi ci stavano un gran. Ragazzi, in questa palestra sono state installate prima le luci dei macchinari. È la prima cosa che mi hai detto. Così che quando viene Luca non mi fa due così perché si vede secco. Andiamo. Riprendo in basso avanti la spalla e mi inclino. Buono. Arriva più profondo sì, in chiusura, hai sentito? Sì. Via. In basso avanti, vado, buono, due, buono, schiaccia la spalla verso il basso mentre tiri, in basso avanti, vado basso e inclino indietro, bene, tre, ancora quattro, non ruotare il busto, sei te che crei una C verso l'esterno, cinque, vieni, eccolo là, senti che qui tira di più, in basso avanti, via, inclino indietro, sei, ancora una, via, in basso indietro, vado, inclino, forte, 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 bene, fammi un'altra che ce l'hai, schiaccia, tecnico e vado. Bene, appoggio. Occhio nell'ultima a non far salire la spalla, no, se no va via il dorsale, visto? La luce è carina, è qua. Siamo? Creiamo una C, buttati verso l'esterno, bravo. Riprendi in basso avanti e inclino indietro. Bene, vado avanti, riprendo, aspetto, mi inclino indietro. Eccolo là, molto bene. Occhio a non ruotare troppo. Via, riprendo, comincio la tirata verticale, mi inclino indietro. Buono, ancora. Via, in basso, tiro in basso indietro, buono, ancora tre, via, riprendo, via forte, ancora due, riprendo, ancora forte, ancora uno, via forte, via, 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 spremo, 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 bene, ottimo, molto bene. Ci sta il peso. Sì. Molto buono. Ora sta un... MD Row, Ah, bello! MD Row, però MD... Proprio... MD mi sa che forse... No, 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 non stava per Masini Dario. Oh, no. No, era proprio il pre-workout che usiamo. No! Siamo gente, mi sembra bel fisico tutto, ma hai trapezi mega carenti. È giusto. E dice giusto. Perché lo shape del classic... No, hai trapezi carenti, eppure ti ho capito tutto. E infatti c'aveva ragione. Perché immagina di avere due trapezi come grossi così, bravo, che ti rovinano lo shape della spalla... Quando il tuo obiettivo è avere il massimo... Ma fanno grosso, grosso fanno, Sì, ma non grosso. Fanno vincere le gare nel classic. Okay. Ricordati, creo... Sì, creo una C. Sì, ma il gomito stretto... Allora, allora, parto tirata verticale. Bravo, riprendo la spalla. Sì. Sì, vado così e apro il bacino in qua. Bravo. Riprendo la scapola, comincio a tirare, in chiusura vengo su, gomito stretto. Bene. Quindi, allungo... Riprendo in basso avanti e inclino, bravo, verso l'alto. Allungo, riprendo e vengo verso l'alto. Buono, bravo, avambraccio allineato col cavo. Riprendo e vengo su tutto. Buono, ancora. Sì, riprendo in basso avanti. Via, gomito stretto, ancora tre, non la mollare. Via, schiaccio, schiaccio la spalla in basso, ancora due. Allungo bene, riprendo in basso avanti, inclino indietro, ultima. Profondo, 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 bene, appoggio, buono, e vengo in alto, bene, spalla bassa e non alzare la spalla in chiusura, il gomito tira in basso e indietro, sì, vado in basso e indietro e vengo su, oh, eccolo là, hai sentito che questo era meglio, ancora, spalla in basso avanti, vengo su, buono, ancora, spalla in basso avanti, via su, buono, diamo ancora quattro, non la mollare, via su, ancora tre, diamo forte, concentrato, via, ancora due, riprendi bene la spalla, rilassa il bicipite, tiro di gomito, ultima, via, subito, via, 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 spremo, buono, e appoggio, molto bene, bella, così ti viene bene, sarai mica stanco? Siamo freschi? Ecco, vedi? Basta fare così, è psicologia inversa. Parti da davanti intanto? Ok, petto alto. Quanti colpi abbiamo qua? 12. Buono, apro bene, il petto va incontro. Buono, allunga, 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 apri bene, senti che le scapole sono libere grazie al foam. Bene, vado. Chiudo e penso di avvicinare i polsi. Non avvicinare, no, bravissimo così, i polsi. Okay. Bravo, senti che il fascia è meglio. Ancora, apro, vado incontro, uso tutto il petto, avvicino i polsi, penso di avvicinare i gomiti. Eccolo là. Buono, allungo, via, e chiudo, buono, eccolo là, molto bene. Avvicina i polsi, pensa di spingere i gomiti come se volessi applaudire, via, bene. E non ti chiudere tutto petto, ce la fai, andiamo, subito, via, su,
Ultime due, via subito. Ultima, non ti chiudere, rimani tecnico, via, tecnico, bene, e stop, molto bene, ottimo. Allenamento finito, non siamo stati a riprendere tutti gli esercizi di petto perché ha spaccato la macchina e deve scappare via in treno Luca, però direi che è andata decisamente molto bene. Sei soddisfatto? No, contentissimo. Sei morto? Dai, tutte le volte vieni qua finisci che sei demolito, però sei più grosso tutte le volte. Parte la tecnica. Fatto dei recuperi, perché allenandomi sempre da solo, non dico che cazzeggio, però certo. Tendo magari a recuperare un po' di più. Certo. Per una roba mia. Lo so, infatti ci devi lavorare, anche perché sennò gli allenamenti durano 4 ore. Poi, a parte quello, ma poi mi sento un botto più in pompa, mi sento proprio pieno. Lo so. Il tuo obiettivo ora è giocare tanto sui recuperi, sulla precisione tecnica, perché il carico è importante, sì. Ma solo se arriva al muscolo target. Facciamo un check velocissimo. Non almeno vediamo che la differenza di quando facevamo il check era liscio, a ora. Dai, facci vedere. Aspetta, sposto la mano. Buono, fammi un passo indietro. Bene. Fammi una lat spread prima. Buono, decompongo. Bene, e apro bene. Buono, gamba, non la dimenticare mai. Buono, mos muscular. Bene. Chiudo, gamba forte, addome e dettaglio. Benissimo. Fammi anche una best class pose, dai, ormai che ci siamo, facciamola. Bene. Sì. Gamba forte. Non la mollare quella gamba, quella gamba là. Eccola là, vedi che ora c'è. Bene, ottimo. Buono, la mollare. Spingi col piede verso l'esterno. E ci siamo. Dai, oh, prossimo check sarai in cut, quindi cominceremo a vedere. Il cut adesso? Tra poco, massimo un paio di settimane si parte. No, che poi siamo zitti. Dai. Allora, io ho una plica che fa schifo rispetto alla sua, perché lui ha 5, io ho circa 10-12, ma diciamo lo spessore addominale si nota. Almeno il segreto è, se allenate l'addome, lo allenate pesanti, potete ingrassare di più, perché avendolo più spesso si noterà di più. Se invece lo allenate bene e poi andate in gara e avete una body fat bassa, l'addome sarà molto impressivo. Tutti i dettagli si noteranno a parità di body fat. Cuore. A presto. Ci vediamo al prossimo video. Grazie. No, fai sentire il motore. Non è tanto un bene, eh? Madonna. Male. Prima volta che sei in un mio video, bella bro. Male. Bella. Niente, non c'è un cazzo da ridere, bro. Infatti. Porco.